Dopo l'anticipazione in Camera di Commercio, la mattinata di mobilitazione degli imprenditori è proseguita in Piazza del Popolo, dove per la prima volta le 13 associazioni di categorie hanno manifestato unitariamente per salvare le imprese dei loro associati. Un giorno particolare quello di oggi, che coincide con l'elezione, forse, del nuovo Presidente della Repubblica, da parte di una classe politica verso la quale le aziende non sanno più come guardare, se con ottimismo o diffidenza. E purtroppo nel 2013 ci doveva dare una speranza in più, invece ce l'ha tolta. Il problema più grande è proprio che non abbiamo prospettive. Quello che vediamo sono continuamente aggravio di costi combinati alla carenza di lavoro. Qui a Ravenna l'agricoltura e la frutticoltura sono anni che è vittima della globalizzazione, in cui ci sono paesi in cui si lavora, diciamo, senza norme di sicurezza, facendo lavorare anche i bambini, e quindi noi qui, dovendo rispettare tutte le regole, ci mettono su anche una tassa che praticamente equivale ad un affitto o a una rata di un mutuo. Tante volte, specialmente le aziende giovani che hanno, diciamo così, il terreno da pagare, quindi le rate di un mutuo da pagare, non sono neanche in proprietà, ma di fatto la proprietà sarebbe della banca, perché finché non hai riscattato il terreno è della banca. Però ci ritroviamo a dover pagare quei 500-600 euro per ettaro in un ettaro di frutteto, con una redditività tante volte che è inferiore a un seminativo. Quindi di fatto si stanno tagliando e abbattendo frutteti, e di fatto si stanno perdendo anche qui posti di lavoro, perché ogni praticamente 3 ettari di frutteto è un posto di lavoro. Il 2012 è finito purtroppo molto male, in quanto il problema dei pagamenti è esploso, era già venuto fuori, ma è esploso. Quindi oggi, se vogliamo far sì che le nostre aziende abbiano un po' di linfa, un po' di alimento, bisogna che si guardi in maniera importante al discorso dei pagamenti e tutelare le imprese che non vengono pagate. Siamo qua in rappresentanza delle nostre aziende e soprattutto anche delle famiglie dei dipendenti che hanno consentito alle nostre aziende di arrivare fino a questo punto. E siccome abbiamo scommesso di rimanere in Italia, cerchiamo che questa Italia, non vogliamo abbandonare l'Italia a chi l'ha condotta in queste condizioni dopo 50 anni di malgoverno, chiamiamolo così. Tuttora aspettiamo pagamenti dal 2009 da parte dei nostri creditori, quindi le aziende USL, le regioni, quindi dove lavoriamo solo con gli anticipi in cessione dei factoring con le banche sono nelle situazioni che sappiamo, e quindi attualmente noi speriamo di continuare a lavorare bene, lavorando noi, inventandoci noi la nostra forma di impresa, con l'aiuto dei nostri collaboratori, dei nostri fornitori, dei nostri dipendenti, che sono qui anche loro oggi, e di continuare a dare un servizio a Ravenna il migliore possibile. Con un taglio di fatturato del 30%. Cooperative sociali, eh? 30%, va bene? Il che vuol dire 30% di meno di servizi. Da prima col governo Berlusconi pagavo 500 euro. E sono passato a 3.000, più ho dovuto fare catastare i vecchi immobili che sono nella piccola azienda, capannoni che ci siamo rimasti a lavorare il sabato e la domenica, una casa vecchia, erano già tutti accatastati regolarmente, per cui uno scappellotto da 5.000 euro in più a me mi hanno dato fastidio. E quest'anno è un'incognita, non si sa. In compenso tutte le spese aumentano, le spese di impresa aumentano e non abbiamo nessun sgravio fiscale da parte del governo, quindi siamo un po' messi male, per non dire proprio alla frutta. Le spese pubbliche, quelle che scoso, gravano troppo su quello che è l'impresa in Italia, in genere. Non ce la facciamo più. In un periodo difficile come questo, com'è cambiato il rapporto con i dipendenti? Beh, sicuramente, come la parola ce lo insegna, crisi è un motivo per provare a scavalcare il problema e migliorare. Con i dipendenti devo dire che le cose sono diventate più buone, perché i dipendenti cercano di fare team assieme all'impresa, soprattutto per noi artigiani che siamo piccole aziende, già avevamo degli ottimi rapporti,
ma diciamo che i rapporti forse sono migliorati, ci capiamo di più. Ma il rapporto con i clienti è rimasto buono perché loro capiscono, anzi praticamente se prima c'era un po' di conflittualità, adesso c'è una certa riconoscenza del fatto che vedo che un imprenditore che potrebbe anche smettere, perché uno che ha la mia età potrebbe anche smettere, sta lì sulle barricate per consentire a loro di andare avanti a lavorare. Noi abbiamo dei lavoratori molto consapevoli di quello che sta succedendo, perché lo vivono non per tanto perché lo legano sui giornali o lo vedono ai telegiornali, quanto perché lo vivono nel loro quotidiano, quindi la comunicazione, la trasparenza, il dire oggi questo mese ragazzi lo stipendio non arriva il 10 ma arriva il 12, tenete duro però aspettiamo un pagamento, è già un concetto che è capito, c'è molta forza, io non ho avuto mai un collaboratore in azienda che si sia rifiutato di fare il suo lavoro o si sia lamentato per avere avuto un ritardo nel pagamento di uno stipendio. Io credo che in questo momento il mondo del lavoro, cioè chi lavora e chi fa impresa, sia tutt'uno. Come si riesce ad andare avanti nonostante appunto la Taris, l'IVA, tutto quanto sia stato posticipato, però prima o poi arriverà sulla testa degli imprenditori? Questo paese secondo me deve dare una svolta radicale, se non siamo in grado di cambiare e invertire veramente la rotta stiamo andando praticamente tutti tranquillamente a occhi bendati verso un burrone, quindi l'alternativa non c'è, cioè se si va su questa strada nel giro di qualche anno praticamente chiuderemo quasi tutti. Con quale occhio oggigiorno si guarda la classe politica dirigenziale? Un'Italia senza governo è come una barca in mezzo alla tempesta, perché oggi siamo nella tempesta, senza nessuno che la governa. Sono 20 o 30 anni secondo me che si è costituito un paese fondato sui servizi o comunque su cose che invece di fornire un valore aggiunto all'impresa tante volte hanno parassitizzato l'impresa, cioè perché se il servizio non, che tu crei o anche quella burocrazia che tu crei non ti dà quel vantaggio competitivo per stare sul mercato, di fatto è un costo aggiuntivo, i costi aggiuntivi sono tutte cose che ti frenano e ti portano prima o poi alla chiusura. Ci inventiamo sistemi di finanziamento assieme ai nostri collaboratori, assieme ai nostri fornitori, un nuovo modo di fare impresa, un nuovo modo di dilazionare pagamenti, anticipare pagamenti, in realtà credo che se c'è una vita in questo paese in questo momento sia quella dell'impresa e dei lavoratori che ancora pulsano fortemente, ci credono, non venga dall'alto ci aspettiamo solo che finiscano di distribuirsi le loro poltrone. Io non posso esprimermi perché io prima di fare il cooperatore facevo il sindacalista, hai capito? E Barini è stato il mio capo per 30 anni, però non è più il suo momento, per me non è il suo momento. Questi politici, queste cose che vanno da una sedia all'altra, da una poltrona all'altra, ma non là, è ora di fare basta. È ora che vadino a casa loro, ma non con delle pensioni da nababbi. Ridimensioniamo le pensioni anche a queste persone e dopodiché si vedrà di dare magari 50 euro in più o 100 euro a un pensionato che prende 600-700 euro al mese, che non ce la fa arrivare alla fine del mese. 2013 come lo vede? Con ottimismo o con pessimismo? Speriamo nella fine del 2014. Del futuro non penso qui più oggi al futuro, in piazza io sono le seguenti. Tiro avanti, tiro a campare. Al termine della manifestazione pubblica, i 13 presidenti delle associazioni sono saliti in prefettura per presentare ai rappresentanti locali del governo le richieste di manovra per la ripresa economica. Federico Lega per Ravenna Web TV.